Dopo 4 mesi e mezzo sono tornato a casa. Anzi, in verità è l'ospedale che mi ha mandato a casa. A casa mia c'era un angelo e il mio caro cagnolino Chas. Cosa mi ricordo di questi mesi? Mi ricordo di Secondo, mio compagno di stanza di 85 anni e, come me, si è preso qualche anno fa un accidente. Quando è andato via, piangeva. Una grandissima persona. E in tutta la sua vita ha fatto il meccanico e ha messo a posto centinaia, anzi migliaia di macchine. A settembre andrò al suo paese e mi farò cucinare da sua moglie Giannina polenta e spezzatino. Saremo felici. Mi ricordo il medico occhialuto neurologo che insieme alla fisioterapista Claudia mi ha rimesso in piedi, non del tutto ma abbastanza. Gli infermieri sudamericani, albanesi, russi e italiani che hanno fatto bene il loro lavoro. Il mese e mezzo che sono stato in rianimazione, la morte mi ha bussato 2 volte. Le ho dato un calcio nei coglioni. Mi ha insegnato che la vita è bella. Negli ultimi anni me l'ero scordato. La vita è una cosa meravigliosa. Gli ultimi tempi ho capito che stavo meglio perché andavo a fumare in un bellissimo parco con amici di vizio. Cosa facevo lì? Fumavo. Quindi stavo meglio. Quindi mi ricorderò uno della legione straniera, una signora siciliana, una giovanissima ragazzina e la sua mamma, dolcissima, e tanti amici. Spero di rincontrarli. Adesso devo ritrovare me stesso. Arrivederci, ragazzi.